Nelle precedenti due puntate abbiamo visto che la materia oscura domina l'universo in cui viviamo, ma pur essendocene una quantità elevatissima, non riusciamo a capire di che cosa si tratta. I tentativi di ricondurla a materia ordinaria sembrano naufragare, quindi se non è qualcosa di ordinario, bisogna cercare qualcosa di straordinario. Ma come fare a trovarlo? In questo caso l'approccio deve essere completamente diverso. Bisogna immaginarsi qualcosa che, se esistesse, sarebbe la soluzione al problema. E poi vedere se esiste davvero. E questo è uno sporco lavoro per teorici di quantistica, una delle specie più strane che popolano il nostro pianeta, dopo il clamidoforo troncato e il paguro Bernardo. E il topo canguro? E anche il topo canguro, dai. Mettiamo anche il topo canguro. Ma se il paguro Bernardo, ad esempio, sfoggia gusci bizzarri, i teorici di quantistica sfoggiano il loro affascinante inventario di particelle. Nei famosi acceleratori di particelle, come dice il nome, vengono accelerati dei fasci di particelle, come ad esempio i protoni, e una volta portate ad altissima energia vengono fatti scontrare. Il risultato di queste collisioni viene studiato attraverso dei macchinari sofisticatissimi che si chiamano rivelatori, nel senso che ci rivelano cosa succede. Si è notato che per effetto di queste collisioni l'energia iniziale si converte in massa, secondo la famosa equazione E uguale a mc2, su cui abbiamo già fatto almeno un paio di video. E vengono studiate queste nuove particelle che si creano per effetto di questa trasformazione. Banalizzando un po', ma cercando di rendere semplice un discorso che non lo è affatto, più energia forniamo a questi fasci iniziali, più è probabile che si riescano a generare particelle più pesanti. Quindi il gioco è immaginare un'ipotetica particella con determinate caratteristiche che la renderebbero una candidata per essere l'elemento costitutivo della materia oscura e poi vedere se in qualche modo, attraverso i rivelatori, si riesce a trovare traccia di questa particella. Ma quali sono le principali particelle indiziate per rappresentare la materia oscura? Cioè che particelle stiamo cercando? Proviamo per un paio di minuti a inoltrarci in quello che è un vero e proprio zoo di bestie strane. Una teoria sostiene che questo tipo di particelle siano delle WIMP, che sta per Weakly Interacting Massive Particle. Nel nome c'è un po' di ironia, è stata utilizzata la parola weak proprio per contrastare l'altra teoria chiamata macho. Fisici si divertono così, piuttosto che si droghino. Si tratta di particelle massive che interagiscono in modo molto debole e diciamolo subito, al momento in cui stiamo girando questo video, non sono ancora state trovate. Queste particelle nelle fasi iniziali della formazione dell'universo avrebbero interagito con la massa ordinaria, annichilendosi con la massa ordinaria in modo da mantenere una sorta di equilibrio. A un certo momento, però, per via della rapida espansione dello spazio, queste interazioni si sarebbero fermate. Pensiamo a gente che si accoppia con la sua anima gemella, no? E supponiamo che questo accoppiamento poi provochi l'annichilazione dei due soggetti. E anche nella realtà. Ora, se uno vive in una città con un'alta densità di popolazione, è facile trovare un partner. Ma se ti trovi catapultato improvvisamente nel deserto del Sahara e incontri un essere vivente una volta ogni 2 anni, diventa un po' più complicato. Anche perché non è detto che chi incontri sia un tuo potenziale partner. Metti che dopo 2 anni incontri un cammello. Passi oltre, ancora una cammella. Ora, poiché questi processi di interazione agirebbero diminuendo la quantità di materia oscura, proprio per effetto dell'annichilazione, nel momento in cui si sono arrestati, il numero di particelle di materia oscura è rimasto invariato fino ai giorni nostri. Il modello prevede proprio che la massa di tutte queste particelle ancora presenti nell'universo corrisponda a quella della materia oscura. In generale, dunque, si cerca di capire se esistono delle particelle WIMP o anche di altro tipo che possano fare al caso nostro. Dovrebbero essere particelle elettricamente neutre e molto stabili, visto che ci sono ancora oggi, dopo miliardi di anni. La sfida è un po' quella di fare un identikit e poi andare alla ricerca della persona con quella faccia. Si è pensato inizialmente che dei buoni candidati potessero essere i neutrini, ma sembrano essere troppo poco massivi. Poi si è pensato delle particelle chiamate supersimmetriche, ma quella della supersimmetria è una teoria che prevede tutta una serie di nuove particelle e non è ancora stato dimostrato che esistano e comincia a essere
un po' di tempo che le cerchiamo. Va detto che ci sono diversi sospetti che sono stati fermati e perquisiti: il leptone pesante, il gravitino, il neutralino, le WIMPzilla. Alla CERN di Ginevra stanno lavorando proprio su queste teorie per capire se c'è trippa per gatti. Il tonno si è venuto a rubarmi. Oppure se sono solo idee senza sostanza. Non sono ovviamente gli unici, in tutto il mondo si stanno facendo ricerche molto approfondite su questo tema. Non dimentichiamocelo, capire la materia oscura sarebbe la più grande scoperta dell'umanità e ci porterà forse a dover rivedere tutte le teorie formulate fino ad ora. L'ipotesi di presenza di materia sconosciuta è quella che negli anni ha preso più piede, ma se da una parte risponde meglio a tutte le questioni poste dal problema, dall'altra questa sua adattabilità la rende una teoria debole. Fintanto che non si capisce come si è costituita e soprattutto da cosa è costituita, questa idea della materia oscura non barionica rimane confinata in un'ipotesi piuttosto fumosa. E in questo fumo le più grandi menti stanno cercando di districarsi da ormai oltre 40 anni. E lavorano costantemente in preda a un'ansia, cioè quella che si verifichi il cosiddetto scenario da incubo. Ossia il caso in cui nessuna particella nuova venga più scoperta. Il bosone di Higgs sembrava l'ultimo elemento mancante per confermare il modello standard. E se non vi fossero più altri tipi di particelle? Diciamo che anche una risposta negativa in questo senso sarebbe comunque una risposta. Ma rimarrebbe sempre aperta la questione: dove dobbiamo andare a mettere il naso per capire cos'è la materia oscura? Può darsi che la materia oscura sia un grande abbaglio? Se nessuno l'ha mai vista, può essere che la ragione sia semplicemente che non c'è? Un giorno qualcuno ci ha pensato. Negli anni 80 tale Moldheim Milgrom propone di vedere le cose sotto un aspetto diverso. Dice che non è affatto da escludere l'idea che siano le leggi fisiche che utilizziamo ad essere sbagliate. Certo, per il nostro sistema solare funzionano benissimo, ma chi ci garantisce che valgano anche su scala galattica? Le misurazioni effettuate sulle galassie, in effetti, sembrano escluderlo. Perché dunque scomodare una fantomatica materia in più? Proviamo a rifare i calcoli. In effetti, una stella che si trova nella periferia di una galassia subisce una forza di attrazione gravitazionale da parte della massa centrale che è veramente minuscola. E su questa scala noi non avevamo mai testato la validità delle nostre leggi gravitazionali. La nuova teoria si chiama MOND, Modified Newton Dynamics, e ipotizza che, oltre una certa distanza tra i corpi, la formula dell'attrazione gravitazionale, quella che tutti abbiamo studiato a scuola, si modifichi. A dire il vero, la modifica è minima e molto elegante. Quello che propone la teoria MOND è che al di sotto di certi valori la legge di gravità vada rivista. Invece di essere inversamente proporzionale al quadrato della distanza, questa teoria prevede che sia inversamente proporzionale alla distanza. E basta. La teoria MOND vive un iniziale discreto successo, in quanto i suoi risultati sembrano ben adattarsi alle osservazioni sulle galassie. Per amore di completezza ricordiamo che la teoria MOND viene meglio formalizzata negli anni successivi dal fisico teorico Jacob Bekenstein e questa nuova formulazione divenne nota come teoria TVES, Tensor Vector Scalar Theory. Questo nuovo approccio al problema della materia oscura rivela però ben presto un limite non da poco. Quando si prova ad applicarlo agli ammassi di galassie, non funziona. Ad esempio, nel cosiddetto ammasso Ballet, che proviene dalla collisione di due precedenti ammassi di galassie, le osservazioni dimostrano che la ripartizione tra la materia oscura e la materia luminosa è in completo disaccordo con la teoria MOND. Quest'ultima è sconfessata anche da un'osservazione dell'agosto 2016 rispetto alla galassia Dragonfly 44, che sembra essere composta per oltre il 99% da materia oscura. Senza dubbio, in un futuro prossimo, il continuo migliorare delle osservazioni ci permetterà di capire se le teorie di tipo MOND sono da scartare oppure no. Il fatto che a tutt'oggi nessun tipo di particella si sia rivelata essere una buona candidata WIMP ha portato a riconsiderare la teoria MOND, non così come era stata concepita inizialmente, che sembrava costruita un po' ad hoc, ma cercando di dare una teoria fisica più completa in modo da rivedere proprio tutta la teoria della gravitazione. È ancora tutto molto vago, nei prossimi anni vedremo cosa succederà, perché la storia dell'umanità ce lo insegna. Prima o poi qualcosa succede.
Concludendo, oggi sappiamo con certezza solo ciò che la materia oscura non è. Quasi sicuramente informazioni preziose le otterremo combinando risultati provenienti sia da osservazioni astrofisiche che dai dati degli acceleratori di particelle. E abbiamo molto da imparare da tutto ciò che ci circonda. Dobbiamo però ancora una volta constatare che la storia dei nostri studi ci relega sempre più in periferia. Pensavamo di essere al centro dell'universo e col tempo abbiamo visto che non eravamo neppure al centro del nostro sistema solare, che il nostro Sole era una stella come tante, che non eravamo neppure al centro della galassia, che la nostra galassia poi è una tra le tante, che parlare di centro non ha nemmeno senso. E adesso sappiamo anche che la materia di cui siamo fatti e che vediamo è solo un po' di pulviscolo in mezzo a qualcosa di immenso che non riusciamo a capire cosa sia. Mi rendo conto, tutto questo dà un po' le vertigini, la sensazione di essere un niente in mezzo a un infinito misterioso. Ma è utile ricordarci che per quanto ne sappiamo, noi siamo la cosa più speciale che c'è nell'universo. La regina Elisabetta, il clamidoforo troncato, il paguro Bernardo, non ce li ha nessuno. E il topo canguro? E neanche il topo canguro. Eccoci giunti alla fine di queste tre puntate dedicate alla materia oscura e mi spiace non potervi dire che cos'è la materia oscura, ma fidatevi, se l'avessi saputo con tutto l'affetto sarei andato a dirlo a quelli del premio Nobel. E vi ricordo che fino al 16 ottobre 2018 procede la nostra raccolta fondi per la produzione del libro A quattro zampe nel cosmo, dove racconteremo storie legate al mondo della scienza e in particolare dell'astronomia. Sarà un po' come leggersi delle puntate di Curious. Un grazie a tutti quelli che ci stanno sostenendo preacquistando libro e CD a prezzi promozionali. E grazie anche ovviamente a tutti coloro che ci fanno conoscere parlando di noi e condividendo i nostri video e chiamandoci magari per degli incontri divulgativi.